Somewhere there's a fly in the spiderweb. I feel like Pinocchio. Io sono con Franco De Usanio, titolare dell'azienda Chiusa Grande, un'azienda che ha fatto della passione, della filosofia di vita e del biologico e non solo, di tanti altri valori, un po' il suo vessillo per rappresentarsi in tutto il mondo. Essendo vini fatti con una vinosofia ben precisa, significa che questi vini rappresentano, evocano uno stile di vita e diciamo che di solito chi si lega a Chiusa Grande perché condivide questo stile di vita. E lo stile di vita di chi vuole vivere sempre, diciamo, al di là delle righe e di chi vuole vivere le emozioni, quindi emozionarsi, entusiasmarsi e quindi in questo caso vuole bere dei vini che sono interpretati secondo questo spirito, diciamo. Something about the way that it moves me, dancing on remote control. Vinosofia, cioè la saggezza, è quella per esempio di coltivare i vitigni della tua terra che si sono adattati dopo secoli di selezione, di pressione genetica, quindi è verosimile che diano il massimo dell'abbinamento tra il terroir e la cultivar. Vinofollia potrebbe apparentemente sembrare, diciamo, una follia tra virgolette, perché diciamo che accetti di entrare nelle logiche della follia, che sono in pratica le regole della globalizzazione, quindi la coltivazione di vitigni internazionali. Ma se poi ci metti che il vinosofo ha una visione della follia un po' ribaltata alla Erasmo da Rotterdam, diciamo che le cose si complicano e ci vorrebbe un bicchiere di vino, anzi più di un bicchiere di vino, e approfondire il discorso con un po' più di calma. Io progetto un vino, penso un vino partendo dall'emozione che voglio provare bevendo quel vino e poi facciamo un lavoro di traduzione delle emozioni in caratteristiche organolettiche. Se dovesse rappresentarsi con i suoi vini, per step, nella sua vita, nel suo modus operandi, ma anche nella variazione che hanno subito i tempi, da quando ha cominciato ad oggi, quale sarebbe il percorso e soprattutto i nomi più rappresentativi? Ma io partirei dai vini della seduzione, cioè vini dove c'è l'esasperazione della mia vinosofia, quindi vini che ti invogliono a bere perché partono dal, diciamo, dalla mia concezione del vino che ho ripreso dal mondo contadino, cioè vino per chi beve, non per chi degusta. Quindi lì ci sono tutte le tecniche affinché il vino ti convinca a continuare ad assaggiare quel vino. Poi potremmo passare per, diciamo, i vini della Sofia e della Follia di cui abbiamo parlato anche prima, per arrivare al Perla Nera, il vino della passione, del tormento che, diciamo, per una lunga fase della mia vita diciamo, mi ha ispirato. Se oggi dovessimo scegliere un vino per brindare nel Vinitaly con tutti, allora prenderei Deus, che è l'ultimo nato diciamo di Chiusa Grande, e c'è sia uno spumante metodo classico dedicato a Gabriele D'Annunzio per il 150° della nascita, c'è sia il bianco che il rosé dedicato a D'Annunzio per una serie di motivi, perché il mio concetto di qualità integrale parte da un valore molto forte, cioè il vino mi deve dare piacere mentre bevo. Gabriele D'Annunzio ha scritto il piacere, poi oltre al discorso della piacevolezza, del piacere, c'è il senso d'annunziano della sfida, cioè il voler dimostrare che in Abruzzo non si possono fare solo vini rossi di qualità, ma anche vini bianchi di qualità, e sfida delle sfide, uno spumante metodo classico di qualità. E che Deus sia. Sì, sono d'accordo.